partire da Sulmona questo treno sta portando ricchezza, economia, quindi è stata una scommessa vincente aver investito sia da parte della Fondazione che da parte della Regione che ha sostenuto questo sforzo e continueremo ovviamente a farlo perché i risultati parlano da soli, basta vedere adesso la folla di gente che sta scendendo e che ha già da questa mattina presto potuto visitare altri luoghi lungo il percorso e altrettanto sta facendo, farà qui adesso a Castel di Sangro, quindi è un turismo di qualità, sostenibile, che recupera anche una funzione importante, una ferrovia che purtroppo nei decenni passati era considerata un ramo secco, magari l'errore è stato fatto troppi anni fa, però adesso comunque questa infrastruttura rimessa a posto e debitamente mantenuta sta dando dei risultati importanti. Presidente, come è andato questo viaggio? Bene, è sempre un piacere, un'esperienza molto simpatica, io la consiglio davvero a tutti. Poi andare a visitare la locomotiva a vapore con i macchinisti, giovani, insomma, trovare macchinisti giovani che fanno il mestiere di un secolo fa è una cosa davvero molto particolare, molto curiosa, è un'esperienza unica. Una grande emozione. Sì, sì, è sicuramente una bella emozione e ripeto, consiglio a tutti di prenotare e di partecipare a questa occasione, a questo evento che dà l'opportunità di conoscere in una maniera molto singolare un territorio e un paesaggio unico. Grazie Presidente. Buongiorno, ben arrivato. Il nuovo comandante della compagnia. Abbiamo conosciuto a Pescaggero, sì. Grazie.